ti prego, vattene, vattene, sparisci, sparisci. Oddio, vattene, crepa, muori, muori. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Allora ragazzi, sono qui per fare un piccolo tutorial su come coltivare su Last Day on Earth Survival. Quindi aspettate che mangio, perché oggi parleremo di carote. Allora, carote su Last Day on Earth. Diciamo che la Kefir ha solamente menzionato le carote in questo gioco. Quindi preferivo le patate, preferivo i meloni, preferivo la lattuga, ma mi sa che ci accontenteremo solo delle carote. Ti prego, perché? Perché Dio, proprio a me, perché? Costruiamo un orto, fabbrichiamo, dov'è l'orto? Ecco l'orto. Ci bastano 5 tronchi di pino e una fibra vegetale. Allora, per ottenere dei semi non ci basta che farmare e raccogliere delle fibre vegetali. Eccole qua, queste. Cioè, vi basta prendere queste fibre vegetali a terra e avete fatto. E poi, se siete fortunati, vi uscirà un piccolo seme. Questo seme consiste in raddoppiare una carota. Nel senso, ne piantate uno e ne usciranno due, ma dovrete aspettare. Un'oretta per due carote. Allora, non vi basta un orto, mettene un altro, fai due orti, hai fatto. E io vi consiglio di usare sempre le carote per fare qualsiasi cosa. Adesso mangio un'altra carota, carota bella fresca. Vi fate una bella pasta di carote, anzi un bel stufato di carote che vi può servire. Quindi un po' di carote qua. E avete fatto, non ci vuole niente. Quindi un piccolo tutorial, anzi un tutorial banalissimo per i principianti che hanno appena iniziato a giocare. Quindi spero che mi abbiate trovato nella vostra home page oppure nella vostra ricerca. Io lo spero perché mi avete trovato così a cazzo di cane su altri video. Quindi raccolgo le mie carote, ecco qua, altre carote, mangio e sto anche bene. Quindi grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao.